un attimo da lei, perché a proposito di numeri, poi c'è il tema del contagio economico e noi sappiamo che alla fine di tutto ciò la questione economica sarà un tema vero, serio, serissimo. C'è la cura Italia, questo decreto che ha questo numero 25 miliardi, ma forse ancora più importante c'è un numero che è stato messo sul tavolo dalla BCE, 750 miliardi. Come stanno in relazione questi due numeri e quanto sono importanti? Il primo numero, quello dei 25 miliardi, è un numero che riguarda l'emergenza. Dobbiamo fronteggiare la crisi immediata del sistema sanitario, quindi con forniture, nuove costruzioni di nuovi centri, trovare tutto quello che serve per fronteggiare l'emergenza e per tamponare nell'immediato il crack per alcuni aspetti di tantissimi settori della nostra economia. Ma certamente è solo un primo numero e quello che arriverà dopo, quando faremo tutti i conti, è qualcosa che già ci preoccupa enormemente. Avrà bisogno, se ne è parlato, di una sorta di piano Marshall, investimenti che sono sicuramente e risorse che sono sicuramente oltre le dimensioni. La BCE ieri, questa notte, ha fatto una correzione importantissima. Le parole della Lagarde avevano addirittura peggiorato la situazione italiana, facendoci pagare di più il debito pubblico. Ci si è reso conto dell'errore, si è capito che senza un intervento immediato alla Draghi, come se così possiamo chiamarlo, la situazione addirittura, invece di aiutare l'Italia, avremmo addirittura messo un fardello ulteriore sul nostro paese. Questo intervento è importante perché dice: siamo disponibili, fermeremo tutti i meccanismi, tutti i tentativi di speculazione e di affondare con lo spread un paese. E questo è importante perché dà un segnale ben determinato ai mercati e a chi vuole anche approfittare di questa situazione. Sì, e poi bisognerà capire come ci